Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. In quest'alba ne andremo a svelare un mistero arcano che da migliaia di anni pervade la mente di molti teologhi. Però questa parte si prospetta troppo interessante, troppo bella e non so perché io sia qua sopra. Quindi torniamo al nostro modo cazzoso. E questa è la seconda volta che provo a fare sta roba. Perché era già qua, perché prima mi ero messo anche a girare come un imbecille intorno a tutta sta roba. Perché si è bloccato il computer, non si è mai bloccato. E vi avevo anche fatto vedere perché, là sopra c'è una cesta, sì. Avevo fatto tutto bene prima, ma visto che l'ho rifatto... Ambulanza, ma Cristo, proprio adesso? Ma non lo so. Prima mi si blocca il computer, poi l'ambulanza. Allora, adesso, pum. Tesoro sacro? Sì, ecco, l'avevo previsto, vi avevo detto che non avevo trovato un tesoro sacro, quindi... Questo è il raro tesoro della sfera della morte. Si dice che se la trovi possa sfuggire dalla morte in un attimo, pur dovendo pagare una pena. Se l'avete notato, in caso l'aveste notato, che dir si voglia, là c'è un ponte, ma non è quello che stavo dicendo. Queste le descrizioni sono le vere descrizioni dei tesori, perché sono veri, non so spiegarvi adesso cosa... E volevo prima capire se anche qua mi fossi perso una chest. Sembra di no, perché i tesori sacri ce li posseggo. E quindi a questo punto devo andare... Dov'è che devo andare? Qua. Ovviamente no. Adesso devo andare... Di qua. Perché dobbiamo posare il fantasmagorico coso di Coanzo 2 a parte. Quindi, ovvero il lapislazzulo. Oppure i lapis lazuli. Non lo so, sentite ragazzi. E poi mi era sembrato che qua... No. Che qua ci fosse una chest. Non è vero mai. Perfetto. Quanti fail in un unico episodio. Quindi andiamo a posare il lapis lazuli. Perché spero che là ci sarà una descrizione, qualcosa. Perché se no... Eccolo lì, infatti. Meno male. Se no non so proprio più che fare. Smeraldo. Oro. Lapis lazulo. Lapis lazulo. Quindi cos'era il tasto V? No. Q. Z. V. Facciamo con un po' di pum. Adesso gli diamo anche la rincorsa, non preoccupatevi. Non sia mai. Oh mio Dio. Ma che bomber. Sono un bomber. Ma che pro. Ma le... Chi ve le fa provare ste provate? Oh, capitolo 4.1. E allora era giusto, non ho fatto... Mi preparo la lettura. Hai aperto la prima porta. Ora devi dirigerti verso la Silver Forest e cercare la biblioteca proibita. Ed è quello che andremo a fare in questa parte. Ma prima... Vai tu qui. E i diamanti vanno lì. Così sappiamo quanti ne abbiamo presi in questo primo pezzo. Che... Dov'era l'uscita? Dov'è? E ovviamente non so da quanto tempo stia registrando. Ma in perché anche prima l'avevo già iniziato a registrare questo episodio. Ero arrivato a 2 minuti. Si è spento il computer e per fortuna non mi ha salvato il gioco. Qua la porta maledetta che poi era l'altra. E quindi la Silver Forest. Questo è il grande mare. Noi dobbiamo andare verso la Silver Forest. No, non è di qua. Quindi sarà di là. Sì, non è di qui. Allora, terrazza. La Silver Forest. Quindi chiudiamo la casa di Fred e andiamo alla scoperta. E quindi devo seguire il cammino di torce, suppongo, perché non mi faccio più inculare come la volta scorsa. Ok. Sì. Ok, quindi l'obiettivo sarà andare là, suppongo. Oh, temo di aver capito. Dobbiamo beccare quella cosa là. Ora vi mostrerò la mia proaggine con l'arco. La mia proaggine con l'arco. Ah, sì. Beh, secondo tentativo non è male. Ok. No, volevo andarla a riprendere.
Proprio persone crudeli. Ok, quindi ora dobbiamo continuare per di qua. Di qua non possiamo andare, quindi di qua. Però non vedo. Ah, è qui. Capitolo 4 e 2. Ho attivato Caps Lock come un imbecille. Voce del narratore esperto. Raggiungi l'attracco per proseguire. Quale attracco? Madonna! Avete visto? Avete visto? Avete visto? Sei tu l'attracco? Sì. Però io voglio prendermi la mia lana adesso, non mi interessa più niente. Ho dimostrato quanto cazzo sono pro. Adesso sono diventato anche più intelligente, quindi so settare la notte. E so che dovrei giocare in peaceful, ma non so se si sto giocando in peaceful, quindi peaceful for the win. E dovrebbe essere questo l'attracco, vero? Vero? 4 e 3, ok. 4 e 2, 4 e 3. Prendi una barca e prosegui questo percorso in acqua per raggiungere la biblioteca. Ok. Anche tu, Lana, vai via perché è abbastanza cittare ad averti preso. Ok, proseguiamo. No, non hai capito. Ok. Ho finito anche le frecce. Che tristezza. Ah, che bastardi. L'hanno fatto. Cosa? Ah, un cane, un lupo. Che bastardi. Guardate. Taratatanto. Come la Pirati dei Caraibi. Pirati dei Caraibi. Deve venirmi. Oh mio Dio, come fa? No, 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 no. No, non è. Oh mio Dio, come fa quella canzone? No! Oh mio Dio, oh, la paura, la paura, la, no, 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 là c'è una chest, l'ho notato anch'io e non ce ne sono altre, vero? Là, quella lì, quella che abbiamo preso prima? No, è un'altra chest, esc, no, back to game, quindi. So che sarebbe barare, ne sono consapevole, però là c'è una cesta. E io non posso non prendere le ceste. Perdonatemi, ma fa parte del mio io. Ok, perfetto. Non potevo non prenderla. Se no, che persona sarei? Non era una cescola lì, peccato. E a questo punto possiamo tornare alla barca. Sempre che non veda altre ceste. Ma sembra di no. Sulle vette degli alberi. No? Ok, non ci sono altre ceste. Va bene, basta dirlo, basta dirlo. Ehi, qua no, niente, vero? No? Non è che ce n'è una anche qua, vero? Vero? Non è che tu sei talmente bastardo da nascondere ceste. Qui no. Ok, quindi dovevamo andare di qua, giusto? Vai di qua, na, vai da me. Io prima della fine dell'episodio devo ricordarmi come fa la canzone. La colonna sonora, anzi. E la. No, no, no. E se tipo fossi venuto a piedi? Allora, prendiamo, prendi quella merda! E quindi ora non dirmi che. E se mi si è rompesso la barca non torno indietro a prenderne un'altra. Vero? Oh ma ce la fai? Ma che cazzo di problemi hai? Oh mio Dio. Sono ingovernabili le barche di Minecraft. Ti prego! Cosa sta succedendo? Perché ho preso danno? Per quale cazzo di motivo? Aiuto, ti prego! Stai scherzando, spero.
Oh mio Dio, ma... Oddio, ma stai scherzando? Pulpa... Madonna. Che stress. Parte anche la musichetta. Avete visto? Fai 3,60 sta barca. Dai, arriviamo là e poi concludiamo l'episodio. Almeno quello. Ok, dai che ce l'abbiamo. Scusate, morirò così, lo so. Quello è un blocco di terra perché io vedo cesto ovunque. Non è normale che faccia. È ingovernabile. Ho glowstone, quindi quello sarà l'attracco. Giusto? Sì, è l'attracco questo, va bene? No, non è l'attracco. Perché c'è tutta sta glowstone allora? Vi prego, ditemelo. Però ragazzi, non ho il coraggio di rifarmi tutto sto pezzo, quindi vi dispiace troppo se proseguo a piedi. Vi dispiace? No, vero, siete brave persone voi. No, non sto barando, è creatore della mappa, non sto barando. Perché poi mi hanno anche fatto notare che nell'altra mappa io, il creatore, me l'ha fatto notare, ero lì già e non funzionava, quindi non ero passato sulle pressure plate. O meglio, l'avevo notato, però speravo non notaste voi. Quindi dai. Perché vedo cesto ovunque? Oh, visto? Visto? Prendetelo per buono, vi prego, non arrabbiatevi. E io concluderei qui questa parte. E ci darei appuntamento alla prossima. Non ho la minima idea di quanto sia venuta lunga, quindi ciao a tutti ragazzi.